sullo smisterino, sto facendo delle cose mie. Ma scusami, ma la porta del garage l'abbiamo comprata? Sì, ma ancora dovrebbe arrivare, smisterino. Dai, fammi fare qualcosa qua al computer. Papà, fammi spiegare, ok? Cosa stai facendo? Dai, fammi vedere. No, smisterino, non puoi vedere. Fammi vedere, chi è questa tizia? No, non è nessuno. Papà? Cosa? Stai scrivendo con una ragazza? Sì, smisterino, ok, mi hai scoperto. Cosa? Stai scrivendo con una ragazza su internet? E chi è? Sentiamo, dai, chi è? Nessuno che conosci, smisterino, è una ragazza che praticamente ho incontrato in questo sito. Ed è molto, molto carina e sistemata. Inoltre lavora pure. In un certo senso è una ragazza come si deve. E probabilmente è molto, 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 molto più, come dire... Beh... Sì, più affidabile di dolcetta della mamma. Esatto, smisterino. Beh, ma fammi capire una cosa, cioè, ce ne sono tantissimi dei ragazzi in questo quartiere. Che cosa vorresti insinuare, smisterino? Sì, appunto, dai, cioè, allora abbiamo Cherry. Che non mi piace. Perché? Perché semplicemente è troppo una fan. Io non, onestamente no, cioè che cacchio. Ci sta magari. Ci sta, però ti metteresti con una fan. Smisterino, queste cose non dovrei dirle, ok, in pubblico. Perché stai registrando? No, guarda, stiamo parlando per un motivo. Beh, comunque in ogni caso, vabbè, allora ci arriva bene. Poi abbiamo Violet. Violet, non lo so, Violet è troppo psicopatica. Poi ha delle fissazioni assurde. Ivy ha il piede di piombo e non mi sembra troppo una ragazza cattiva, insomma. Non mi piace, onestamente. Cosa? Ma è la ship che tutti vorrebbero. Smisterino, ok, ho capito, ma se a me non piace la ship non significa che allora devo farle piacere agli altri, capito? Ecco, hai ragione, papà. Quindi Ivy no. No, Ivy no. Ok, allora abbiamo poi Dolcetta. Vabbè, ti sei lasciato da poco. Sì, appunto. E poi dopo c'è Violet. Kinomi. Kinomi è la mia ex, smisterino, sarebbe come Dolcetta. Sì, ragione. Oh, sciabolette. Giocrucco. Lo sapevo, sciabolette. Mamma mia. Dai, io pensavi che... Io non t'avevo visto per tutto questo tempo. Cosa stai facendo? Volevi farci di nuovo esplodere la zona? Giocrucco. Sì. Sì, allora beccati questa frecciata, pezzo di cacca. Cosa, smisterino? No, smisterino, ti fai male, troppo male, smisterino. Basta, Giocrucco, cosa vuoi? Ma non ti basta, sciabolette, di quello che c'è fatto? No, sono cavoli. No. Mi ha distrutto il terreno, ha fatto esplodere il garage. Mi ha picchiato, mi ha tirato una freccia. Adesso ci penso io a te. Cosa dovresti fare? La Switch e sono cavoli tuoi. No, Giocrucco, aspetta, è pure la mia di Switch. No, papà, no, adesso è mia, ciao. No, sciabolette, oh mio Dio. No, papà, la Switch. Ci sono tutti i miei salvataggi, Giocrucco, ti prego. Là, se ti sta piacendo il video, mi raccomando, lascia like e iscriviti al canale. Mi faresti un sacco contento. No, Giocrucco. Sì, ciao ragazzi, a domani, ciao. Ma che cacchio, smisterino, avevi chiuso la gabbia Lucky? Sciabolette, smisterino, sei davvero... Giocrucco! Ah, che bella questa Switch. No, c'ho tutti i salvataggi di Mario Kart, ti prego, avevo fatto tutte le Mario coppe. Kart. Ah, Mario Kart! Sì, okay. Avevo fatto tutte le coppe! Tutte 150, 100... Ah, l'ha platinato, quindi? Sì, l'ho platinato, sì, in un certo senso sì. Quanto tempo ci hai messo? No, mio Dio, ci ho messo una vita da quando avevo comprato la Switch! Ti prego, Giocrucco, abbiamo spostato tutti i dati a smisterino, quella volta non vorrei che magari si cancellassi. Ok, va bene. Ok, ti lasci. Sì, dai, okay, rilasci, vero? Okay, sì, cacchio, l'ho appena cancellati, scusa. Adoro. Giocrucco, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Sei un mostro! No. Sei un mostro! No. Sì, Giocrucco, no. Sei un cacchio di mostro, sciabolette. Ma come porca miseria ti permetti? Cioè, ci sono anche i miei salvataggi di Mario, di Super Mario Galaxy. Ma quello non è per la Wii. Che cosa fai? Ah no, qual era? Odissei! Porca miseria, papà, si vede che non sei un fan della grande N! Oh, sciavoletti, Giocrucco, ti prego, dammi la Switch! Sì, domani, buonanotte, ragazzi, addio, smisterino. Vedi, papà, vedi cosa significa stare amico ancora di quel cacchio di tizio? Smisterino, aspetta un attimo, che magari si potrebbero sistemare le cose. Come si potrebbero sistemare, papà? Adesso la mia Switch non c'è più! Ora! Cosa devo fare? Tocco la PlayStation 5, certo! Sì, magari sì. Sì, sì! Tocco la PlayStation 5! Però nella PlayStation 5 c'è Mario Kart! No. Ah, nella PlayStation 5 c'è Mario Odyssey! No. Zelda Wild, quello lì di Zelda! No. Ecco, papà! Dunque, credo che Giocrucco voglia una sana e maledettissima guerra! No!
Smitherino, che cosa hai intenzione di fare? Oh, sì, lo vedrei molto presto, papà. Lucky! Lucky, vieni qua, dai, andiamocene in gabbia. Ciao, Letta, ma tu da quant'è che stai qua fuori? Lucky! Ah, tranquillo, papà, tanto se ne sta qua. Sto qua, sto qua. Ok, vabbè, tanto ritorna in casa da solo. Sì, se lasci la finestra aperta ritorna. Ah, ok, c'è già provato? Sì. Ok, va bene. Però come ci ritorniamo? Ah, di lato. Beh, in effetti hai ragione. Aspetta un attimo, Slizzerino. Questo pulsante... Questo pulsante non è il pulsante per spegnere la luce in casa di Elox? Sì, Sbriserino. Magari potremmo vendicarci di questo. Hai ragione, papà. Faremo giocare zio Crucco alla Switch. Così che appunto continuerà magari a giocarci. Fino ad arrivare ad un punto che BAM! Gli stacchiamo la luce e tutti i suoi salvataggi verranno persi. Sì, ma lui gioca dalla televisione. Sì, giocherà dalla televisione, per forza. Così almeno possiamo tenerla attaccata. Hai ragione, questo farebbe saltare la Switch in aria. Attenta, ma così la distruggiamo. E io distruggerla che avercela lui. Hai ragione, Sciavolette. Mamma mia, sei un grande Sbriserino. Non lo sapevo che dovevo ritornare a vivere con te come i vecchi tempi. Hai ragione, papà. Mamma mia, mi sto ritornando alle vecchie memorie. Oh mio Dio, che bei tempi. Esatto, Sbriserino, esatto. Comunque, in ogni caso, ok, vediamo di trovare un... Aspetta. E c'è papà. Ah, che carina. Mi ha mandato le foto. Le foto di cosa? Le foto di quello che sta studiando, perché lei studia molto. Ah, ok. Aspetta, quella ragazza di quale stai parlando tu? Eh sì, Sbriserino, altrimenti di chi? È di Ivy. Oh, che cacchio, papà. Ma basta, dai. Ma ci sono un sacco di ragazze. Perché ti stai guardando una da internet? Perché questa è una che mi comprende veramente tutto quello che le sto dicendo. Ti stai già aprendo questa ragazza? Non ti sembra un po' troppo prematuro, papà? No, per nulla, Sbriserino. Questa è una ragazza che mi sta capendo appieno. E soprattutto... Oh, volete, aspetta un attimo. Che cosa c'è? Noi dovevamo andare a ritirare il foglio ieri a scuola. Cosa? Sì, dovevamo andare a ritirare il foglio a scuola, Sbriserino. Che cosa significa? Oh, sciabolette, prendiamo la macchina. Ma papà! Sì, Sbriserino, scusami, che la scorsa volta dovevo andarmi a riprendere delle cose, ok? Vieni, sali. Papà, ma che significa? Devo andare a prendere delle cose a scuola, che me lo sono scordato, sciabolette. L'ultima volta che ci sono andato è stato tipo tre giorni fa, due. E adesso mi sono ricordato in questo momento che devo andarci. Ma stai scherzando, papà, perché lo sei ricordato adesso? Sì, Sbriserino, per forza, sciabolette. Allora, sbrighiamoci. Dai, sciabolette, devo andare a prendere le cose della scuola. Papà! Cosa c'è? Oh mio Dio, sei veramente un pazzoide. Sì, tu, Sbriserino. Ma non c'è posto, non puoi metterli davanti all'autobus. Tanto ancora non è aperta a scuola. Mamma mia, papà, veramente. Ma tu la predica a me quando tu sei ancora un criminale. Sì, forse in effetti hai ragione. Ok, c'è qualcuno? No, non c'è la signora. Cosa, non c'è la signora? Non c'è la signora, Sbriserino, cosa devo fare? Oh, aspetta, magari posso farlo da solo. Ecco, lo carico nel sistema. Ecco, perfetto, il mio foglio. Ottimo, perfetto. Ottimo, papà, allora abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto, Sbriserino, abbiamo fatto. Ma sei sicuro che non ti è caduto nulla? No, perché? Ok, beh, se lo dici tu, va bene. Ok, beh, andiamocene via. Ok. Mamma mia, ecco, aspetta. Papà, io sono stratriste. Possiamo giocare a qualcosa tipo la PlayStation? Che carina, mamma mia. Mamma mia, credo che mi sono rinnamorato. Papà, la finisci di innamorarti su una chat? No, Sbriserino, mi stai innamorando di una nuova ragazza, ok? Cosa vuoi? Non va bene questa cosa, papà. Non va bene per nulla. Che cosa? Uffa, che ci stai trovando un'altra ragazza? E beh? Basta, quelle sono amiche, Sbriserino. Mamma mia, ogni volta che le persone mi vedono con un'amica pensano che ci devo provare dei sentimenti, porca miseria. Questo è accaduto con Ivy, è accaduto con Cherry, è accaduto con Violet, è accaduto con Kiromi, è accaduto con un sacco di ragazze, sciabolette. E ogni volta è la stessa identica storia. Io non posso mai avere un'amica femmina, perché altrimenti no, devo per forza avere dei sentimenti e mi iniziano a scippare. Papà, ma le ship sono dovute, le ship le possono fare chiunque. Ho capito, Sbriserino, che le possono fare a chiunque le ship. Ma guardiamo la realtà dei fatti. Non posso essere fidanzato con tutte io. Basta, mi sono rotto le scatole. Anche perché non è detto che a tutte piaci. Appunto, non è detto che a tutte piaccio. Però, allo stesso identico tempo,
Stiamo scoprendo che molte persone ti piace a molte persone, papà. Chissà perché. Guarda, non lo voglio sapere, Spisserino. Magari perché, non lo so, è un certo fascino. Papà ci aveva pensato. Ah, occhi azzurri, capelli blu. Cosa? Volevo dire occhi blu, capelli azzurri. Capelli biondi. Sì, vabbè, comunque in un certo senso non lo so, Spisserino. Non ne ho la più pallida idea, ok? Però, non so, nel senso... Nel senso cosa, papà? Stiamo scoprendo che effettivamente ci sono un sacco di persone che... alle quali piaci. Tipo c'è Ivy, c'è Cherry, c'è Violet, c'è Dolcetta. Spisserino. Che c'è? Dobbiamo finirlo, ok? Voglio rimanere da solo. Vuoi rimanere da solo? Sì, perché sto scoprendo che questa ragazza, secondo me, è quella giusta. Quella buona. Papà, ti stai innamorando su una di internet. Non credi che dovresti essere un po' scettico? No, Spisserino. Perché? Secondo me potrebbe allungarmi il pisellino. Ma devi fare solamente rima. Sì.